La Giunta Municipale di Teramo ha approvato il progetto preliminare dei lavori di riparazione danni e miglioramento sismico dell'ex Monastero San Giovanni a Piazza Verdi, destinato all'Istituto Musicale Braga. Con il progetto vengono fissati tutti gli elementi necessari per poter procedere alla progettazione definitiva dell'intervento dal costo di 5 milioni di euro. Quando il liceo Braga tornerà nella sua storica sede cittadina, sarà l'intero quartiere di Santa Maria Bitetto ad essere riqualificato. Dobbiamo dire ai cittadini che ci vorrà sempre molta calma, perché ci troviamo in una fase importantissima. Siamo riusciti a finalizzare il progetto preliminare, che è propedeutico poi alla progettazione definitiva e successivamente all'appalto dei lavori. Quindi il raggiungimento degli obiettivi si ottengono con dei piccoli step. Oggi ne abbiamo raggiunto uno, successivamente ne raggiungeremo un altro per arrivare poi all'inizio dei lavori, quindi a restituire alla città uno degli spazi più belli, più affascinanti, più caratteristici del nostro territorio. Una volta ristrutturata la storica sede dell'Istituto Braga a Piazza Verdi, il comune di Teramo si troverà ad affrontare un'altra emergenza, il fatiscente mercato coperto che confina con l'ex monastero, una bruttura su cui intervenire al più presto. Stiamo con il sindaco ragionando, incontrando sia degli interlocutori istituzionali e non solo, anche dei privati, per la riqualificazione contemporanea anche del mercato coperto. Ci potrebbero essere delle grandi novità nelle prossime settimane, che aspettiamo prima di annunciarle, affinché si possa dare alla città veramente un segnale di discontinuità rispetto al passato. Il finanziamento per il Conservatorio Braga da dove arriva? È un finanziamento statale, è un finanziamento che ho trovato già nelle casse del comune a disposizione. Sono 5 milioni di euro che sono lì già a disposizione per il nostro istituto.